Di recente sul mio canale è uscito il video della ciclabile delle città murate che non nascondo che mi ha divertito girarlo, anche perché rispecchia un po' la mission del mio canale, cioè unire l'attività all'aria aperta con la scoperta del territorio. Se ve lo siete persi, ve lo consiglio perché grazie anche alla collaborazione degli enti ho scoperto la Rocca di Soncino e l'altra città muraria, quella di Pizzighettone, e a metà strada ho avuto l'occasione di far visita al museo di biciclette d'epoca, grazie al proprietario che mi ha gentilmente accompagnato durante la mostra. E appunto oggi proprio di questo volevo parlarvi. Volevo parlarvi di quello che ho visto dentro la mostra. Ecco mia sorellina nel cortile del palazzo Verto a Robbiani. Tra poco incontrerò il signor Azzini che mi farà vedere la sua collezione di bici d'epoca. Benvenuti alla nostra collezione dei velocipedi e biciclette antiche che abbiamo aperto al pubblico dal 2014. Oggi in 12 sezioni esponiamo circa 240 velocipedi. Siamo aperti su prenotazione alle visite, sempre su prenotazione, preferibilmente nei fine settimana. La nostra finalità è da sempre quella della passione per i velocipedi, ma soprattutto quella di raccontare integralmente la storia dei velocipedi, non quindi solo quella delle corse, ma soprattutto l'evoluzione tecnologica. Qui vediamo l'unica ricostruzione che abbiamo fatto ingigantita della Draisina, che è nata in Germania, a Karlsruhe nel 1817. L'evoluzione, come vedete, non ci sono i pedali e in effetti va a spinta. Velocipede è il termine più antico ed è ancora oggi il termine utilizzato nelle leggi. È proprio la prima volta che è stato utilizzato, venne utilizzato proprio nel 1818 e si parla di velociped, non più di Laufmaschine, macchina per correre, ma di velocità a piedi. Con l'avvento della catena si è iniziato, proprio che è stato un modello che si chiamava bicicletta e da lì è diventato un termine per antonomasia. Alla prima metà degli anni 60 dell'Ottocento, con l'applicazione della pedivella che avviene all'incirca intorno al 1863 per merito di Pierre Lallemand, il progetto poi passa, viene preso alterne vicende e chi sfrutterà a pieno l'idea della pedivella sarà la famiglia Michaud. L'evoluzione poi è molto rapida perché, come vedete, questo è un modello prima metà degli anni 70, vedete che reca già un teleo tubolare e le forcelle vuote. Da questo momento parte l'evoluzione della bicicletta con il biciclo, con la grande ruota anteriore, che erano bicicli essenzialmente sportivi. Con l'applicazione della catena e con il teleo regolare, le biciclette prendono la forma che siamo abituati oggi a vedere. Edoardo Bianchi, quello che porta i primi principi di industrializzazione in Italia. E proprio Bianchi esprimerà anche dei gioielli costruttivi come questa Bianchi R Super, che è la prima bicicletta al mondo ad avere tutta la freneria portata all'interno del telaio. Qui abbiamo raccolto invece le biciclette con le leve dei freni rovesci, cioè ci riferiamo a questo tipo di meccanica. Qui abbiamo delle assolute rarità perché questa è una Cicli Fiat, la Fiat ha prodotto anche biciclette. In questa stanza invece abbiamo raccolto quelle che sono le curiosità. Abbiamo il brevetto Stein per una pedalata più dolce, la leva lunga permette di fare meno sforzo. Questa, per esempio, è una bicicletta trasformabile da uomo in bicicletta da donna. Abbiamo voluto ricordare Luigi Masetti, che è stato uno dei più grandi pedalatori, è sicuramente il più grande pedalatore italiano, però è da annoverare nei top 5 del mondo. Ha fatto delle imprese incredibili perché nel 1893 è andato da Milano a Chicago in bicicletta, andando a prendere la nave a Southampton, Inghilterra, ma il suo viaggio più grande è quello che ha fatto nel 1900 da Ceuta, la parte europea dell'Africa, di là da Gibilterra, fino a Capo Nord, ritornando poi in Italia attraverso San Pietroburgo, Mosca, Sebastopoli, Ankara, Istanbul e Milano.
quel viaggio lì se l'è finanziato attraverso la lobby delle cartoline, che era molto in voga, per cui lui si spediva a casa degli scatoloni di cartoline e poi realizzava dei book come quelli che metteva in vendita. Questa è la cosiddetta sala della tecnologia. Agli albori della storia della bicicletta abbiamo le biciclette militari che saranno la punta di diamante dell'evoluzione tecnologica, più ancora delle biciclette da corsa. Il modello raro è questo perché è la Bianchi del 1912, quella facente parte della prima fornitura militare al Regio Esercito. È la nonna, la bisnonna di tutte le mountain bike perché ha la doppia sospensione davanti e dietro. La tecnologia poi è soprattutto quella che riguarda l'affidabilità del mezzo e l'uso agevole del mezzo stesso. E infatti nascono i primi rapporti, i primi cavi. Questo è un terror del 1919 col sistema retrodirett. Il funzionamento è praticamente questo: se pedalo avanti vado avanti con rapporto lungo, se pedalo indietro vado avanti con rapporto corto. Ah. Lo stesso principio, rapporto lungo e rapporto corto, è su questa Peugeot del 1907 con il brevetto Badoit. Qui è un cambio automatico, non continuo a pedalare avanti, non ho nessun altro comando se non quello che mi dà la bicicletta, perché ci sono già dei sensori che cambiano la velocità e sono questi. Questo è, cioè, all'interno un cilindretto di piombo. Quando la bicicletta arriva a 13 km all'ora, la forza centrifuga porta verso l'esterno il cilindretto di piombo e automaticamente viene bloccato una corona e parte l'altra per la pedalata più veloce. E a questo proposito volevo invitarvi a una riflessione, dato che abbiamo visto che ci sono Peugeot, Fiat, che comunemente le abbiniamo magari a una produzione di automobili, e pensate che prima facevano anche le biciclette, anzi la Peugeot ha iniziato la sua vita facendo biciclette e poi successivamente ha fatto le automobili. Chissà che magari in questo periodo, visto che c'è questa riscoperta del green, dell'attività sostenibile, chissà che magari certe compagnie ricomincino a, invece che investire sulla produzione di automobili, a spostarsi su quella delle biciclette. Anche perché ormai è noto tutti che questi anni sono stati proprio un boom di vendite delle biciclette. Su questo modello Sunbeam dal 1912 vediamo invece la prima applicazione al mondo del doppio cambio all'anteriore e al posteriore, e siamo nel 1912. Piano qui vediamo i movimenti a coppia conica, impropriamente detti a cardano, o meglio conosciute come biciclette a catena, senza catena. Quindi questo è un sistema che era stato progettato per ovviare alle grandi rotture che c'erano dalle catene di trasmissione. Il tandem è uno dei modi più belli per andare in bicicletta, perché si cammina assieme, e ci sono due tipi di modi per starsene assieme. Uno è il tandem classico, con solitamente la donna davanti per ragioni di cavalierato e l'uomo dietro, ma c'è anche una possibilità di camminare in modo affiancato con il sociabile, e non è un tandem, questo viene chiamato sociabile. Ci siede la donna e l'uomo, la donna sempre all'interno della strada verso il ciglio per essere protetta, e la donna non deve fare lo sforzo di sterzata perché è solo l'uomo che decide la direzione. Però pedalare, pedala. Pedale, pedala, sì. Pedalare, pedala. La sociabile. Questo nome proprio viene a far pensare subito che la bicicletta sia nata anche come mezzo di socializzazione, oltre che mezzo sportivo. E per socializzare non si può stare uno dietro l'altro, ma affiancati, come appunto questo mezzo qua. Pensate a un mezzo del genere oggi, se può esistere. Pensate oggi in che strade possa venire utilizzata questa bicicletta. E a tal proposito mi è venuta in mente una illustrazione di questa artista svedese, Carl Gilg,
che fa tutti questi disegni molto molto concettuali, fanno molto riflettere. Si dice che la strada sia di tutti, però mi sa che ci sono le gerarchie che sono cambiate decisamente rispetto a quando si poteva pedalare con l'associabile tranquillamente senza creare uno scandalo. Adesso mi collego un po' a quello che ho detto prima, perché al boom di biciclette forse non è abbinato un boom di sicurezza per le biciclette, e forse in questo siamo ancora un po' indietro. Qui abbiamo dedicato un angolo con la donazione che ci è stata fatta dalla famiglia al Carlo Azzini, non siamo parenti, lo preciso subito, anche se ha il nome di mio papà e di mio figlio. È stato un corridore che tra la fine degli anni 50 e i primi anni 60 ha corso per la Legnano, ha corso per la San Pellegrino, per la Carpano, e ha fatto due giri d'Italia e un Tour de France. Siamo tra il 58 e il 62. Le biciclette da lavoro sono una applicazione molto importante, perché non solo la bicicletta serviva per andare a lavorare, ma serviva anche per lavorare. Qui abbiamo messo quelle più rappresentative, da quella dei commercianti, del panettiere, a quella del vigile del fuoco, e soprattutto questa qui, che è la cosiddetta bicicletta del macellaio, con un brevetto che permetteva di trasportare anche le mezzene o i quarti di bestia al macello. Fino a che anno sono state produttive queste? Ma queste hanno lavorato fino a dopo la Seconda Guerra Mondiale. 50. Dopo c'è stato l'avvento della motorizzazione, quindi sono iniziati i motocarri. Le biciclette da corsa è l'evoluzione della bicicletta in termini agonistico, e ovviamente i due aspetti tecnici più importanti sono sicuramente quello della leggerezza e quello del rapporto di velocità. Rapporto di velocità che evolve anche rapidamente nel tempo. Si passa dal primo giro ruota, per cui la ruota con due pignoni veniva girata sul proprio asse e si utilizzava il pignone più corto e a scatto fisso per andare in salita. Poi abbiamo un cambio Elan del 1928 con la corona ovale, fino via via ad arrivare all'applicazione dei cambi campagnolo più moderni. Questo è il primo e unico manifesto che si conosca del primo Giro d'Italia del 1909. È l'unico questo? Sì, è l'unico che si conosce, è l'unico che si è salvato. Fatemi sapere nei commenti se anche a voi sono scaturite delle riflessioni a riguardo, come a me, e sono curioso di sapere voi cosa ne pensate. Mi raccomando, se non siete iscritti, iscrivetevi al canale, perché vi assicuro che nelle prossime settimane e nei prossimi mesi ho dei progetti davvero interessanti da portare sul canale, che non vedo l'ora di rivelarvi.